compagnia di coach Gino Degni. Allora coach, è stata la vostra partita qui con il New Basket Lecce, avete stravinto insomma. Beh, nei pronostici la partita era quella, però le partite si giocano, anche se giochi con l'ultima in classifica bisogna giocare, perché sono partite molto difficili e trabocchetti. E abbiamo portato a casa i due punti, che era quello che ci interessava, e adesso vediamo un attimino di qualificarci meglio possibile nella griglia playoff. Riguardo appunto la prestazione dei giocatori, un suo commento? No, i ragazzi oggi sono stati molto attenti, io li avevo spronati a fare, cioè prima di tutto a giocare mentalmente, perché quando giochi con squadre tecnicamente un po' inferiori è molto difficile giocare. E loro hanno messo bene sul campo quello che gli ho spiegato, quindi diciamo che abbiamo fatto una partita un po' tranquilla, abbiamo buttato dentro anche qualche ragazzino che per la prima volta ha toccato il campo, 97 praticamente, e quindi diciamo che non ci dispiace di questo, è il nostro cammino. Ecco, sono proprio queste partite le reali possibilità in cui gli under possono permettersi appunto di giocare e di dimostrare le loro capacità. No, secondo me sono anche queste, ma bisogna avere il coraggio di metterli in campo sempre, perché soltanto così si può vedere il loro valore e si può dare lo stimolo giusto ai ragazzi per poter lavorare. È vero che lo si fa quando magari la partita è più tranquilla, però diciamo nel nostro caso noi utilizziamo molto spesso gli under, tant'è vero che ne abbiamo 6 under e 4 senior. Quindi diciamo che noi li utilizziamo appieno, il nostro obiettivo è quello di farli giocare e poi se vengono questi risultati è ancora meglio. Ecco, prossima gara sarà con il Diamond Foggia, insomma terza classificata, una partita di certo non proprio facile. Quali sono le sue prospettive? No, andiamo a Foggia con l'idea di migliorare, come dicevo prima, la nostra classifica. Foggia è una bella squadra, so che hanno preso altri due giocatori stranieri di cui un ottimo playmaker. E niente, vedremo, lo metteremo alla prova anche questi per capire un pochettino di che pasta si hanno fatti loro e siamo fatti noi. Credo che sarà una bella partita giocata tecnicamente, perché loro oggi sono una bella forza di questo campionato. Ultimamente sono tutte belle gare che stiamo facendo, ma anche le altre squadre stanno giocando, perché c'è un approccio ancora migliore per i playoff. Appena subito con i playoff sarà un'altra storia sicuramente, perché il campionato oramai non c'entra nulla, si parte 0-0, poi inizieranno veramente i problemi, perché i problemi se li vuoi andare a creare. E quindi credo che andremo a Foggia a farci la nostra partita solida come abbiamo fatto finora. Ad oggi mancano 3 giornate alla fine, quante possibilità ha la cestistica Barletta di ritornare nella C nazionale? Ma guardi, dal punto di vista numerico io dico che i playoff, perché ne abbiamo giocati quasi sempre in questi anni, è un terno all'otto. Però anche con questa riforma dei campionati che ci sarà dall'anno prossimo, le squadre e le società devono decidere per bene quello che poi è il loro destino e quello che devono fare. Noi vedremo, cioè il nostro obiettivo è quello di classificarci quanto più in alto possibile, questo è il primo punto diciamo che vogliamo ottenere, poi i playoff diranno che cosa ci diranno e dopodiché poi è la federazione che ci dirà che cosa vuole fare per capire le società che hanno la possibilità, ecco, di partecipare a questa serie nazionale. Noi ci siamo comunque in ogni caso. Allora ringraziamo coach Degni e alla prossima coach. Grazie a voi, grazie a voi. Palla Marchiselli, siamo in compagnia del coach Roberta Scialpi, allora il Lecce che tenta di raggiungere appunto questi due punti, neanche questa è stata la partita decisiva per questi due punti, nonostante i ragazzi siano partiti col dente avvelenato. Ah, il problema è che noi abbiamo avuto questo campionato strano, dove abbiamo voluto esagerare giocando con dei ragazzi che sono ancora troppo piccoli e magari non pronti per questo campionato. Poi abbiamo anche la sfortuna di trovare le squadre più o meno alla nostra portata, come magari possono essere il Posidone Brindisi o il Santeramo alla fine. Quindi veniamo da una serie di partite troppo difficili per noi e abbiamo troppa paura all'inizio. Infatti oggi abbiamo iniziato il primo quarto malissimo. Poi piano piano abbiamo iniziato a prendere coraggio e io spero che con l'aiuto magari di tutto quello che è successo dopo il primo quarto, questo ci possa permettere di affrontare le prossime 3 gare, Ruvo in casa, Assi Brindisi e Santeramo in casa,
con l'approccio giusto dal primo minuto fino all'ultimo. Ecco, Marra potrebbe essere considerato un po' il caposaldo, comunque il pilastro della squadra. Cosa, un'opinione sulla sua prestazione? Luigi è intanto un ragazzo fantastico, è un ragazzo che ha rifiutato tutte le altre offerte. Lui è New Basket da quando era bambino, è il nostro responsabile del settore mini basket. Quest'anno i bambini si sono triplicati rispetto all'anno scorso. Lui ha gruppo, il terzo gruppo, che è quello dei 2003-2004, fa allenamento con 42 bambini solo di quell'età, perché c'è la marramania praticamente nella New Basket. Tutti appassionati per Marra. Sì, un calzino più alto, un calzino più basso, il bambino è 2005, tutti il mini basket hanno tutti il numero 5, non ci sono altri numeri quasi dati nelle canotte del mini basket. E lui è fantastico perché lui è mentalmente New Basket, quindi rinuncia a qualunque cosa pur di poter allenare. È una chioccia, poi è ancora un bambino perché lui è del 90, quindi sarebbe uno giovane nelle altre squadre, invece qua lo costringiamo a fare l'esperto, il maturo. Allora ogni tanto va fuori dalle righe, però ci riesce bene. Però senza di lui non ci sarebbe proprio divertimento, cioè senza di lui è proprio impossibile giocare. Ecco, ha parlato del mini basket, quali sono le prospettive riguardo agli under, insomma? Allora, noi intanto abbiamo questo rapporto di collaborazione con la Stella Azzurra Roma e quindi i nostri ragazzi periodicamente vanno a fare i tornei con loro e tutte queste cose così. Faremo adesso a maggio un altro weekend camp, loro vengono giù per 2 giorni per fare allenamento con i nostri ragazzi e con i ragazzi delle altre società che vogliono allenarsi 2 giorni con i coach della Stella Azzurra Roma. E poi adesso andiamo ad esempio la settimana di Pasqua, noi diciamo che la New Basket va in ferie perché andiamo una settimana a Vienna a fare un torneo con tutte le categorie, under 18, under 16 maschile e femminile e persino under 12, per giocare con tutte le squadre d'Europa, c'è il Bayern Monaco, c'è il CSKA Mosca. Una bella possibilità di crescita dei ragazzi. Sì, infatti è un'esperienza incredibile, un torneo con 529 squadre provenienti da tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello, riuscire a giocare e fare in modo che i nostri ragazzi, come è stato quest'anno per Ingrosso e Serio, Monteroni in DNB, riescano a fare questa che è la loro passione da quando sono piccoli, li accompagni per tutta la loro vita, insomma. Volgiamo lo sguardo alla prossima gara, Virtus Ruvo di Puglia, 12esima in classifica, come l'affronterete? Ruvo inizia ad avvicinarsi, cioè per noi quella è l'approccio al Poseidone Brindisi. È chiaro che Ruvo è una squadra anche questa di un altro spessore, però dobbiamo affrontarla con la cattiveria agonistica giusta, perché poi la partita a Brindisi con il Poseidone, con l'Assi, per noi è fondamentale. Quindi spero non come abbiamo iniziato il primo quarto, ma come abbiamo fatto gli altri 3. Allora, ringraziamo il coach Scialpi e alla prossima.